Aia, aia, aia. Piano, piano, mi fa male la schiena. Piano, piano. Scusa, piano. Potresti mettermi i capelli a posto? Non arrivo alla fronte. Aspetta, aspetta. La sedia a rotelle, mettila di qua, per favore. Aspetta, aspetta. Puoi muovermi tu la mandibola? Ragazzi, siamo vecchi, non possiamo più fare queste robe qua. Dai, zitto, stai. Allora, ieri sera, per chi non lo sapesse, per chi non ci segue sulla pagina di Facebook dello zoo, siamo andati vestiti tra l'altro da pupazzi, sì, sui go-kart a Buccinasco. È stata la prima giornata della Zoo Experience. Cioè... Abbiamo deciso che da oggi in poi, sì, sotto indicazioni degli ascoltatori, noi dobbiamo vivere tutti insieme delle esperienze incredibili. Sì. Allora, prima di entrare nel dettaglio, sì, di quello che abbiamo fatto ieri, sì, vorrei raccontare agli ascoltatori brevemente tramite la chat Zoo Life le reazioni di stamattina. Prego, primo Paolo Noi. Paolo Noi, sotto i 12. Ah, le braccia non me le che più. Corretto in sento. Sì. Dona, anch'io, mia figlia l'ho mandata all'asilo con un Pony Express. Come? Io ho un livido sulla schiena a forma di veneto, seguito da robe cancellate. Marco Mazzoli, mi muovo come C3PO, 8.44. 8.46, Luca Alba, io ho dormito come un bebè con i pugnetti chiusi attaccati al petto. Chiude Pippo Palmieri alle 8.47 con io sono in palestra a pompare come un bastardo. Ma perché? Ma tanto tu stai morendo, no, dentro, no, e non, no, lo, no, sai. Ragazzi, no, perché bastardo. Ieri sera eravamo a Dromo Card a Buccinasco. Ah, bravo, bravo, grazie, bravo, ai bravo, vestiti, bravo, di Mazzucchelli. Grazie Mazzucchelli. Io ero vestito da gorilla di merda, quale sono? No, infatti l'unico che non era in costume era Marco. No, 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 scusa. Perché, scusa, non sei venuto in costume? Torso nudo. Scusa, perché il maestro, sì, il maestro vestito da principessa. No, aspetta, vestito da principessa con la t-shirt sotto. Esatto, allora, perché diciamolo, allora, l'intento era quello di rifare Mario Kart. Sì, esatto, solo che i costumi non bastavano, esatto, e quindi io mi sono trovato vestito da Titti. Poi c'era Alan vestito da tartaruga ninja inopinatamente. Grazie Ivo Avido per essere, ma non venuto. Mi spiegate perché mi avete dato appuntamento all'odio a me? No, perché, dove va? Perché sai che ti vogliamo bene, ma la cosa più bella è Paolo Noyes. Paolo Noyes, cioè noi saliamo sui go-kart, ci ingarelliamo subito, sì, sì, cioè era guerra. Paolo Noyes no. Paolo Noyes era sulla Milano-Venezia, sì, con la sua macchinina, no, sul lungo lago. Allora, ve l'ho spiegato 5 volte. Allora, prima di tutto mi ha detto: facciamo il giro di prova con i costumi che facciamo le riprese. Ho detto: giriamo, facciamo un po' i cazzoni. Siete partiti col sangue alla bocca. Certo. Allora io, mentre andavate, mi sono fermato a mettermi il casco perché ci tengo all'incontro. Allora già nelle prove si ferma e mette il casco. In gara, a metà gara, gli viene sete. Si ferma l'autogrill. Prende una corona. Allora mi ricomincia. Anche il tipo del kart, ma guarda, fa: che cazzo sei? Oh, c'è sete. Che cazzo vuoi? Mi sono preso un Gatorade e sono ripartito. No, bello è come si è sistemato. Allora lui si è seduto nella macchinina. Noi già partiti, lui ha sistemato il satellitare. Ha messo l'albero magique con calma. Sì, no, no, volevo cambiare anche macchinina. Beh, perché un po' sfrittellava. Perché il carrellino dietro? Per la moglie e il cane Gino. No, che sono partito, ho attaccato la bicicletta. Si sa mai che becchiamo una zona. Ma ragazzi, ma il maestro. Maestro triplicato. Esatto, cioè, perché io avevo il vestito da principessa, sì, la barba e poi sopra c'avevo il cappello da fungo. Da fungo. Che ho perso al primo rettilineo. Sembra che di colore. Dice: dove cazzo vai col cappello? Non offenderlo, eh. Razzista maledetto. Era una cosa a metà tra Cenerentola e Concita Burst. Inchiavato. Comunque una merda. Però accettiamo suggerimenti per le prossime esperienze di Zoo Experience. Esatto. Noi vorremmo fare paintball. Sì. Quello. Attenzione, in variante però. Sì. Noi vorremmo fare paintball, quindi sfidarci in un, sì, bosco. Esatto. Però vestiti da ragionieri. L'idea è la guerra fra avvocati. Cioè, esatto, allora l'idea. Allora, futuro... noi stiamo cercando 11 ascoltatori che si vestono da notai. Da notai. E noi da ragionieri. Esatto, in un futuro post-atomico ormai, esatto, i clienti sono rimasti pochi. Esatto. E ci si sfida per accaparrarsi. Esatto. Spieghiamo bene cos'è Zoo Experience. Sì. Noi mettiamo a disposizione tutto il gruppo dello zoo. Esatto. Per sfidare dei gruppi di ascoltatori in varie discipline. Qualsiasi. La vostra. Paracadutismo. No, quello sì, no. Sì, 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 io lo voglio fare. Io lo voglio fare, io lo voglio fare. Calcetto contro i vecchi, Paolo. Allora, l'altra idea era quella di sfidare allora in un campo regolamentare da 11, sì, noi in 7 e 60 anziani. Sì. Perché il colpo d'occhio è importante. È bello, bello, e bello. Poi io propongo in Zoo Experience tutti in campo insieme, sì, per, sì, forza. Noi contro 60, però sono vecchi. Quindi tre portieri, cioè la roba così. Quindi i vostri nonni e parenti in teoria dovrebbero essere sfidati. E l'altra invece che propongo è salsicce e birra.
birra. Bravo. Cosa c'è? Che cazzo però di... travestiti da Spencer e Tennessee con gruppo che suona dal vivo gli Oliver Onions. Questo è Zoe Spirit. Insomma, se avete una squadra di qualsiasi cosa che non siano gli soliti, noi siamo disponibili. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Comunque, ieri risultato Luca Alba primo. Sì. Credibile. Sì, ma per colpa mia, perché Dona mi stava doppiando, io non l'ho fatto. Secondo il Dona, terzo Mazzoli e quarto Pippo Palmieri. Però avete visto voi, amici, qua cioè, in studio, sto schiacciato contro il muro, è normale, scusa. Bandiera rossa. Ma che bandiera rossa? Io sono un guerriero, figlio di puttana. Io bandiera rossa pensavo di dover cantare all'internazionale. Ogni volta mi fermavo. No, io sono uscito dall'acqua, pensavo non si potesse fare il bagno. Cioè, ma guarda, sto coglione, ma è una roba, io non ho mai visto. Io mi sono girato verso sinistra, a un certo punto ho visto Paolo che beveva la birra. Che cazzo c'ho, le allucinazioni. Io però volevo ringraziare Paolo perché grazie al suo ritiro non sono arrivato ultimo. Bravo, vero. Che schifo che facciamo. Vabbè ragazzi, ci colleghiamo per aprire con Studio Chiuso. Buon pomeriggio e bentornati a Studio Chiuso, il quotidiano di informazione che compare come primo risultato se cerchi su Google la parola culappeso. No, maledetti algoritmi. No. Vediamo le principali notizie che anche oggi abbiamo meticolosamente compilato per sentito dire. Bravo. Salvini dona il sangue per i migranti, vuole provocare un'epidemia di Padania. Grasso sui migranti, non bisogna costruire muri, ma ponti. Sotto qualcosa dovranno pur dormire. Giusto. Fabrizio Corona libero, dopo 3 anni e 2 mesi il fotografo, a causa della depressione, abbandona il carcere e sarà accolto dalla comunità Exodus di Don Mazzi. Insomma, in breve, Corona, cazzi e mazzi. No. Papa Francesco e l'enciclica sull'ambiente. Pensiamo alla natura nel nome di Maria. La folla equivoca e accende 120.000 spinelli. $10 si cambia, sulla banconota americana comparirà per la prima volta una donna e se la guardi in controluce la vedi in mutande e reggiseno. Per il momento è tutto, ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account chiocciola Jerry il Romano. Ora vi saluto e vado al parco a gonfiare d'aria compressa una scatola di preservativi per venderli ai bambini spacciandoli per palloncini di Hello Kitty col ciuffo. Ma no! Venga master, prego. 30 secondi. Bravo, che professionista.